La sconfitta dell'Italia per 2-0 e l'eliminazione per mano della Svizzera da Euro 2024 non è un fatto clamoroso, non è una sorpresa, è qualcosa a cui dovremo e dovremmo abituarci d'ora in avanti. Ciao e bentornati sul canale con un nuovo episodio del podcast Sportrate, ritratti di sport, ma da un punto di vista alternativo, diverso, al solito. Ho deciso di dedicare un episodio del podcast sportivo all'eliminazione degli azzurri sabato pomeriggio a Dortmund per mano della Svizzera perché ci tengo particolarmente e perché naturalmente è il fatto del giorno in questa domenica 30 giugno 2024, già perché tutti gli opinionisti, la stampa, le televisioni, giustamente i siti internet si concentrano su questa uscita della nazionale di Luciano Spalletti negli ottavi di finale dalla competizione continentale e viene questa debacle degli azzurri giustamente analizzata in maniera molto negativa. Partiamo da qui, è stata una partecipazione quella della nazionale italiana agli europei molto molto deficitaria, forse ci si aspettava, era lecito attendersi qualcosa di più, ma non molto, e vedremo in questo podcast perché. Sicuramente la nazionale ha giocato male tutte le partite del girone e in particolar modo quella con la Svizzera, che a conti fatti rischia di essere una delle peggiori prestazioni di sempre nelle massime competizioni, nella fase finale delle massime competizioni internazionali per quanto riguarda l'Italia, quindi mondiali, europei, Nations League, ok, ma soprattutto mondiali ed europei, perché l'Italia non ha praticamente mai tirato in porta, è apparsa impaurita, lo sappiamo, l'avete vista tutti, è incapace di rendersi pericolosa dalle parti di Sommer, soprattutto subendo tantissimo la, sembra un'eresia dirlo, sembrerebbe ancora, ma non lo è, superiore qualità della Svizzera. Dunque sicuramente Spalletti, che viene molto spesso in queste ore crocefisso come fosse l'unico responsabile, ha le sue responsabilità, ha le sue colpe, perché ha cambiato tantissime volte modulo, non ha dato ancora una identità fissa alla squadra, lo ha ammesso lui stesso in conferenza stampa. La colpa è anche dei giocatori, perché quando professionisti scendono in campo con la paura nelle gambe, nel cuore, nella testa, nell'anima, c'è qualcosa che non va, dovrebbero essere abituati quantomeno a competizioni di un certo tipo. Sappiamo che però, guardando la rosa della nazionale, non tutti lo sono, e questa è una delle prime cose che sa, differenze che saltano all'occhio con quello che accadeva nei decenni scorsi, più che negli anni scorsi, quando i giocatori arrivavano da top club che dominavano anche in Europa oltre che in Italia, dunque erano abituati. Si pensa al blocco Juve negli anni 2000 e anche dal 2010 al 2020, non solo loro, il blocco Milan prima, insomma negli anni scorsi erano abituati a giocare partite di alto livello. Dunque la responsabilità è sicuramente sia dei giocatori sia dello staff tecnico, ma al di là di queste ragioni sacrosante che analizzano il momento, il frangente europeo, quindi nel giugno 2024, c'è un problema che va avanti da anni e in Italia, come in altri settori, come per altre cose, stiamo facendo tutti gli struzzi, mettendo la testa sotto la sabbia. Già, perché due eliminazioni nelle qualificazioni del Mondiale, due mancate partecipazioni dell'Italia al Mondiale, dovevano far suonare più di un campanello d'allarme, per mano della Svezia, per mano poi della Macedonia. Dunque non stiamo parlando di top nazionali in Europa. Questo doveva già aprire un processo di radicale cambiamento 10 anni fa, ormai quasi poco meno, che però non è mai avvenuto. Non solo, la vittoria a Euro 2020-2021, ok, post-Covid, ha drogato quella che è la situazione e la percezione che in Italia gli addetti ai lavori, i tifosi, tutti quanti abbiamo della nazionale italiana, che non è più una nazionale in grado di poter competere con Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, Brasile e Argentina, poi fuori dai confini europei. La nazionale di oggi è una nazionale media. La Svizzera è superiore. Lo si sapeva prima. Io ero convinto che la Svizzera avrebbe battuto l'Italia, così come l'avrebbe battuta l'Austria. Altre nazionali che siamo sempre stati abituati a pensare come abbordabili in fondo per la nostra nazionale, perché ci siamo sempre ritenuti, e lo siamo stati per grande parte del tempo in cui li abbiamo affrontati, superiori. Ora però la situazione è profondamente diversa. L'Italia in questo momento non partorisce più giocatori di prima fascia. Le squadre stanno tornando a essere competitive negli ultimi anni, l'abbiamo visto con i risultati in Champions, in Europa League, in Conference League, nelle competizioni europee, anche perché c'è uno zoccolo duro
di giocatori stranieri, di stranieri che arrivano a giocare in Italia. C'è un problema soprattutto dal punto di vista fiscale ed economico, perché i club italiani prediligono e fanno anche, diciamo, meno fatica a ingaggiare i giocatori stranieri, perché c'è un'agevolazione dal punto di vista fiscale, c'è stata per tanti anni, c'è ancora. Costa meno scoprire e ingaggiare un giocatore straniero piuttosto che crescerlo, formarlo nei centri tecnici, non solo federali, ma nei centri tecnici proprio delle squadre di club dal punto di vista delle giovani. Questa è una prima grande differenza che, diciamo, separa l'Italia da Francia, Spagna e Germania, che dopo i fallimenti che hanno avuto anche loro dal punto di vista generazionale, anche con le nazionali nei decenni scorsi, sono riusciti a impostare un progetto. E qui arriviamo al nodo focale di questo podcast. Manca la progettualità in Italia, non solo nel calcio, ma manca a tantissimi livelli. Purtroppo, questo va detto, siamo italiani, siamo incapaci di progettare a lungo termine. Preferiamo sempre valutare nel medio, cercare di vincere la partita, la competizione, come è successo a Euro 2021, con merito ma anche con grandissima fortuna. La nazionale non era la nazionale più forte di quella competizione, assolutamente non era la squadra più forte, è riuscita a vincere supplementari, rigori, con un po' di fortuna. E anche nel DNA di noi italiani arrangiarci, saperci arrangiare e saper far fruttare la situazione al meglio anche quando non siamo i migliori, questo sicuramente, ed è una qualità, ma sul lungo periodo non ti può andare sempre bene. Capita una volta ogni 10-20 competizioni che riuscire ad arrivare in fondo quando non sei la più forte, ma non sei nemmeno tra le più forti come la nazionale di oggi, che è inferiore anche a quella del 2021. Stiamo scendendo tantissimo con la qualità. Ma perché non produciamo appunto più giocatori? Come dicevo prima, manca una progettualità. A un certo punto Francia, Spagna e Germania si sono trovate a dare delle direttive con un progetto nato dalla federazione. La federazione però deve essere forte. E chissà se la federazione italiana gioco calcio può esserlo in questo momento rispetto ai club. Se ha una forza contrattuale quando va a trattare con i club per un progetto, se andasse, se ci fosse la voglia. Io non so nemmeno se in questo momento c'è il desiderio, la lucidità e la possibilità soprattutto di impostare un progetto come quello che è avvenuto ed è andato in scena in altri paesi, che hanno preso i club e gli hanno detto: noi impostiamo un certo tipo di filosofia, un senso palla, un certo tipo di modulo, di mentalità, sin dalle giovanili, nazionali giovanili e nei centri federali, formiamo i tecnici federali da questo punto di vista, per arrivare a crescere i giocatori che poi affronteranno la trafila delle giovanili fino ad arrivare a giocare poi in nazionale maggiore. Questo però deve avere la compiacenza, tra virgolette, soprattutto la collaborazione dei club, cosa che è avvenuta, perché i club mettono a disposizione magari delle strutture, mettono a disposizione un know-how, mettono a disposizione un certo tipo di mentalità, quindi già dalle giovanili crescere secondo quella filosofia i ragazzi. In Italia non avviene, c'è grande attenzione alla parte tattica, alla preparazione atletica, che per bambini 10-12 anni è, insomma, francamente discutibile, mentre invece si gioca poco con il pallone, tant'è che non si gioca più nemmeno in strada, che era una prima vera scuola calcio per fino a 20 anni fa, quantomeno vado a spanne, per i nostri giocatori futuri. Facciamo fatica a produrre giocatori che arrivino preparati dal punto di vista tecnico soprattutto e anche di consapevolezza, di autostima calcistica, calcistica sotto questi punti di vista. Bisognerebbe impostare, avere la forza di impostare un progetto di questo genere, perché poi Spagna, Francia e Germania sono arrivate a distanza di anni e occorre pazienza, quella che noi probabilmente non abbiamo e non ci possiamo permettere e non ci vogliamo permettere in Italia. Sono arrivate a raccogliere i frutti, hanno aspettato magari un decennio, qualche anno, ma hanno raccolto poi i frutti con la nazionale. Non vi devo citare che cosa ha vinto la Spagna nel grande possesso palla, la Francia alla fine degli anni 10 di questo secolo, la Germania, il mondiale del 2014 giocato in casa. E noi siamo ancora lì a cambiare l'allenatore, a dire che la colpa è di Spalletti. Voci vogliono Allegri, che addirittura è un allenatore, sì, vincente, ma che non imposta un tipo di gioco, un tipo di mentalità tecnica o tattica con la squadra, non lo ha fatto nemmeno nei suoi anni, negli ultimi anni alla Juventus. Ed è ancora gestire il materiale che abbiamo. Non c'è un progetto a lungo termine, non si vuole mettere mani alla base per creare qualcosa che in futuro ci darà e ci darebbe delle soddisfazioni con ogni probabilità. Rimaniamo ancorati al presente pensando al passato. Noi stessi rimaniamo, e questa è la visione che i media hanno della partita di ieri, della partita
l'Italia-Svizzera, così come lo era delle eliminazioni mondiali, restiamo ancorati al passato e diciamo: l'Italia è delusa, è uscita contro la Svizzera, ma questa è la normalità in questo momento. La Svizzera è una squadra dal punto di vista tecnico-tattico, ma soprattutto tecnico, migliore dell'Italia, lo abbiamo visto, con giocatori superiori dal punto di vista del palleggio, della pressione, dell'atteggiamento offensivo, della sicurezza anche in campo. Questa è la realtà. Finché non si guarda con un'analisi veramente in valore assoluto, scevra da ogni considerazione che ci ancori al passato, non si andrà da nessuna parte. Serve un progetto, la forza di imporlo ai club, questo da quanto riguarda la federazione, perché anche i club avrebbero giovamento se i giocatori italiani aumentassero il proprio livello e il proprio valore. Finché, io credo, non si arriverà ad avere il coraggio di fare, tracciare una riga netta, dire: ragazzi, da oggi si parte con questo progetto, raccoglieremo i frutti fra 5, 6, 7, 8 anni, non si andrà da nessuna parte e saremo ancora qui a raccontarcela, a dire: ma l'Italia dei 4 mondiali, dei 2 europei, dove è finita l'Italia dei Buffon, del Piero, Totti, Maggio, Mandini? Non c'è più, ragazzi, quell'Italia non c'è più. Questa è la normalità e se dovessimo andare avanti così ci imbatteremmo in sempre più Corea, in sempre più Svizzera, che non è la Corea di allora, ma è addirittura un'altra cosa, purtroppo. La normalità. Se ti è piaciuto questo podcast, ascolta gli altri della serie Sport Rate e guarda, magari dai un'occhiata al mio canale, lo straordinario nell'ordinario, troverai video davvero molto interessanti. Mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e magari condividi questo podcast. Noi ci vediamo alla prossima e ci sentiamo con i podcast al prossimo.